Ciao ragazzi, benvenuti a un altro appuntamento con l'MS-DOS. Non sarà un mercoledì perché alla fine so neanche io come chiamarli questi video, sono dei corti, delle sciocchezze, insomma. Però, non so neanche quando li pubblicherò, quindi non credo il mercoledì. Mercoledì voglio tenerlo per qualcosa di più serio. Questi qui sono video così buttati a caso, giusto per far qualcosa, così. Stiamo un po' in compagnia. Scusate se non rispondo ai commenti. Vabbè, insomma, risponderò comunque a tutti, o perlomeno vi metto il cuoricino o il like di apprezzamento. Allora, abbiamo davanti qui il QBasic di Microsoft, che è quello compreso nell'MS-DOS 5 e 6, no, 6 credo. No, anche del 5 mi pare. Ed è praticamente il Quick Basic, però. Con tutto, cioè, senza tutta la parte che si occupa della compilazione e delle librerie esterne, è una versione molto semplificata, una specie di GVBasic evoluto, diciamo. Ok. Allora, mi è venuto in mente, ma se io genero un eseguibile buttandogli dentro caratteri a caso, cosa succede? Proviamo. Se voi fate un type di un file eseguibile, vedete che bippa, il computer fa cose strane. Se voi andate ad aprirlo con un editor esadecimale, vedete che sono caratteri apparentemente a caso. Allora, adesso andiamo a creare un eseguibile buttandogli dentro roba a caso. Come facciamo? Semplicissimo, col Basic ci vogliono veramente una manciata di righe. Allora, innanzitutto andiamo a randomize timer. Cosa vuol dire? Andiamo a generare il seme del generatore di numeri casuali dicendogli che vado a prenderselo dal timer di sistema. Semplicissimo, qua si va solo a inizializzare il motore di numeri casuali. Poi andiamo ad aprire un file, quindi a scrivere sull'hard disk. Quindi open, il nome del file sarà prova.exe for output, perché questo è un file dove noi andremo, cioè questo file verrà aperto per ricevere dei dati, per appunto all'output, as cancelletto 1. Questo qua sarà, cancelletto 1 è l'identificativo del file all'interno del Basic. E abbiamo il nostro file aperto in attesa, e adesso possiamo cominciare a buttargli dentro roba. Prima di tutto bisogna inserire, diciamo, non mi ricordo come si chiamano. Tutti i file eseguibili, cioè tutti i file in generale, e l'header, in testa all'inizio del file hanno un qualcosa che va a identificare che quello è un eseguibile o altra roba. Per gli eseguibili è MZ, che è il nome di Mark Zboski, se non mi ricordo, è quello che ha messo proprio le caratteristiche che devono avere questi file. Quindi, print cancelletto 1, virgola, andiamo a scrivere MZ, lasciamo anche uno spazio perché di sì, e mettiamo la virgola alla fine, perché cosa vuol dire la virgola alla fine? Vuol dire che lui, e lo vediamo anche se dovessimo stampare a video sulla stampante o su qualsiasi altro dispositivo, se noi non mettiamo la virgola va a capo. Mettendo la virgola lui scriverà successivamente, quindi MZ, dopodiché il cursore non va a capo ma rimane in attesa. Adesso facciamo un ciclo for t uguale 1. Non so, 5120, quindi vuol dire che lui ripeterà fra for e next quello che ce li verrà ripetuto 5120 volte. Print cancelletto 1, virgola, chr dollaro, quindi chr dollaro è una funzione, io lo chiamavo chrs, è una funzione che va a stampare. Stampa video il carattere hash corrispondente al codice che adesso andremo a mettere, che vanno da 0 a 255. Quindi facciamo così, ve lo faccio vedere. Per esempio, caratteri hash, eccoli qui. Ok, se io faccio print chrs 065, il computer stamperà la lettera A. E adesso qui diventa il bello, random per 255, perché il numero random è un numero che va da 0 a 1. Quindi noi andremo a moltiplicarlo per 255, perché è quello l'intervallo.
che interessa a noi da 0 a 255. Next t, quindi vuol dire, ok, adesso cicla praticamente tutta questa parte qua, ok? Close, cancelletto 1, quindi vuol dire vai a chiudere il file che abbiamo aperto all'inizio e basta, il nostro codice è fatto. Con F5 andiamo a eseguirlo. Ok. Andiamo a vedere cosa ha combinato. Qui purtroppo non esiste. Ah, caspita, niente, non c'è il. Vabbè, salviamolo. Prova.base. Qui non c'è modo di andare in una shell di comando. E vediamo che abbiamo il nostro prova.exe. Sono 15 kilobyte. Vediamo cosa fa sta roba. Programma troppo grande per essere contenuto in memoria. Ok, ci sta. Rigeneriamone un altro, F5. Ok. Prova. Va bene. Non che mi aspettassi chissà che, però. Sì, facciamo una roba del genere. Dunque, vediamo un po' MZ, sì. Dai, riproviamo. Salviamo sta schifezza. Ok. 21K, prova. No, va bene. Andiamo a vedere cosa c'è dentro a sto obbrobrio. Roba che non ha senso. A parte che non sono convinto che lo stia randomizzando. Allora, QBasic prova. Non sono neanche convinto che me l'abbia. 31 MZ. No, effettivamente sì. Random per 255. Voglio anche che me lo visualizzi a schermo, sta roba. Quindi faremo così. Andiamo a dirgli che a dollaro uguale chr dollaro random per 255, perché voglio vedere. Quindi qui, a parte che colpa mia, mi sono dimenticato la virgola. Però voglio vedere a schermo anche cosa crea il programma. Sta generando una sfilza di F. Perché ho sbagliato io. Dov'è il break? Pausa. Resettiamo, via. Questi video del piffero, in realtà, è così, giusto per divertirci un po' col DOS, perché il DOS è una fonte inesauribile di divertimento adesso che si usa per fare facezie. Una volta, quando si usava per lavorare, c'era la paura vera di perdere tutto e di stare attenti. Io mi ricordo la prima volta che ho usato FDisk, sudavo, ero lì proprio, oddio, speriamo di non far danni, perché è così che funziona. Ho già capito dove è stato il mio errore comunque. Questo va messo qui, perché altrimenti diventa un casino, lo genera una volta sola e poi lo fa tutto uguale. F5. Mi piace cosa sta generando, mi piace molto. Aspetta un attimo, però la virgola è la tabulazione. Virgola, la tabulazione, mi sa che devo mettere punto e virgola. Vediamo un po'. Vai. Sì. Perfetto, è la stessa roba che avete quando fate un type di un eseguibile. Bene. Perfetto, salviamo, vediamo cosa è venuto fuori adesso. Prova.exe, 7K. Vai, vai. Ok. Questa non mi interessa più, gli mettiamo un rem davanti. Non so, facciamo 19.753. Generalo. Sta buttando roba. Perfetto, vediamo un po'. Pazienza, vabbè.
RAM troppo grande per essere contenuti in memoria. Io purtroppo non ho idea di come possano essere. Questo è il nostro eseguibile. Ok, questo è. Adesso andiamo a prendere un eseguibile vero, magari. Non so, quello di Kix, per esempio. Che è un COM, bravissimo. Questo. MZ e dopo fa le sue cose, quindi facciamolo un'altra volta, dopodiché vi saluto con questo nuovo esperimento così. Facciamo un po' più lungo, facciamo un 65K, troppo. 65K rischia di diventare e print, abbiamo detto che li facciamo così. Ok, vediamo un po'. Come quando uno prova a connettersi a qualcosa fischiandolo. Prova. Niente. Pazienza. Ultimo tentativo. Allora io ovviamente non sto. Cioè, non è che fa robe sto qua, però piacerebbe che mi apparisse qualcosa. Che ne so, boh. Carattere a schermo, un beep, una parte, una formattazione, no, magari no, quella. Ok. È sempre un programma troppo grande. Niente, allora abbiamo fatto quattro prove, bisognerebbe probabilmente farne chissà quanta, chissà quante. Io posso fare for a uguale 1 to 50 open file dollar. Adesso gli sto dando, voglio ripetere questo blocco 50 volte in modo che vada a generarmi 50 eseguibili diversi. Ok, quindi gli dico per a che vada 1 a 50 fai questa cosa, file dollar è una stringa e lo voglio uguale a a più punto exe. Ok. Quindi vado open file dollaro, perfetto, chiudi 1, next a. In questo caso però lo facciamo più piccolo, questa volta facciamo un 15.503, via. Cosa succede? Che lui questa roba qui me la ripete 50 volte, tutto questo blocco qui. E come funziona? Funziona che mi genererà 1, 2, 3, 4, 5.exe fino ad arrivare a 50. Quindi adesso lo salviamo. Facciamo. Perché? Scusa. Perché non mi prendi la stringa? Dovrebbe essere file. È la. Quindi il valore della lettera. Ah, aspetta. Ok, scusa. È una stringa. Senti un fastidio. Vedi? È una stringa, scusa, dovresti. Perché questo lo vede come numerico, quindi dovrei convertire questo valore numerico in stringa. Io non mi ricordo assolutamente come si fa, però i numeri sono da. Come sono i numeri? Da 49 a 57. Se io faccio così, esatto, perché tu non lo prendi. Niente, vabbè, non è un problema, adesso sono
Sono mille anni che non faccio roba, vero, in basic. Ah, tra l'altro, ci va il punto e virgola anche qua, aspetta. Dovrei cercare di convertire il valore numerico in stringa in modo poi da... Attenzione, non è file exe, abbiamo già fatto qualcosa di diverso, però vabbè, dai, alla fine ragazzi, era un esperimento, un quarto d'ora di niente, però va bene anche così. Dai, vi do appuntamento a mercoledì o un giorno della settimana, cioè se esce un video così, sono questi video qua sciocchi, stupidini, invece il mercoledì lo teniamo per qualcosa di più decente. Alla prossima, ciao!